Buonasera, ci troviamo a Gallarate con l'avvocato Tiziano Fracchia, presidente del Circolo Fratelli d'Italia, città di Gallarate. Avremmo alcune domande da porle. Allora, la prima, dopo le dimissioni di Giosuè Andreozzi dal direttivo provinciale, cosa ne pensa della motivazione data la presenza di Martignoni in Fratelli d'Italia? Guardi, Andreozzi pone l'accento su un problema che è sentito non solo dal mio partito, da Fratelli d'Italia, ma anche credo da tutti gli altri partiti, il problema del rinnovamento della classe dirigente. È indubbio che in questa fase storica sia assolutamente necessario cambiare i dirigenti di tutti i partiti o quantomeno dare una svolta, un rinnovamento nelle persone. Io credo che idee nuove non possono camminare nella testa di persone che oramai è da troppo tempo che fanno politica. Oltretutto queste, diciamo, persone che da tanto tempo fanno politica hanno inteso la politica in una maniera anche personalistica, quindi non per il bene, non hanno agito per il bene della città. Quindi credo che sia assolutamente necessario, e questa è anche la nostra idea del Circo di Gallarate, che la politica si proponga con persone nuove. E questo è anche lo sforzo che il Circo di Gallarate sta facendo. Io penso non solo anche, diciamo, a me stesso e anche a tutti gli altri collaboratori, ma anche per esempio la presenza delle donne in politica, e il nostro circolo sotto questo aspetto ha dato un grosso impulso. C'è la signora Daniela Mapelli, che è a capo della componente rosa del nostro partito, che sta facendo un ottimo lavoro, tante donne stanno aderendo alla nostra politica. A questo proposito, quindi le chiedo quali sono le linee guida del circolo da lei presieduto in vista delle amministrative del 2016? Presupposto delle linee guida è il rinnovamento della classe dirigente. Questo è indispensabile, perché solo cambiando la classe dirigente si può pensare di cambiare e rinnovare la politica della città di Gallarate. Comunque le linee guida sono in senso generale e un ampliamento della zona ZTL, quindi della zona traffico limitato, una maggiore sicurezza nell'ambito cittadino e comunque un decoro generale della città. A questo punto bisogna anche considerare che per far sì che tutto ciò avvenga bisogna avere anche, diciamo, una tolleranza zero verso quella che è la microcriminalità cittadina, che può essere foriera oltretutto di problemi ben più gravi. Quindi la sicurezza sicuramente rientra anche nei nostri obiettivi. Queste linee guida, se non sbaglio, le avete presentate all'inizio di ottobre in una cena, ma avete già dei riscontri in merito dalla cittadinanza o dai vostri soci? Sicuramente i riscontri sono molto positivi. Lei consideri che alla cena ultima che abbiamo fatto di presentazione di questo programma, di queste linee guida, eravamo quasi un centinaio di persone. Oltretutto persone che, trattandosi di una serata, di una cena, erano anche tutte paganti, quindi ognuno pagava e nessuno hanno pagato, hanno partecipato apposta per sentire qual era il nostro programma. Questo, diciamo, è riscontro a livello di persone, diciamo, della società in generale. Poi abbiamo dei riscontri positivi anche a livello partitico, quindi con gli altri partiti, la Lega Nord in principalità, ma anche altri esponenti di altri partiti. Va bene, tutto. La ringrazio da parte di Grazie Varese Press. a lei. Grazie a lei.